Faccio uno zoom, una carrellata. Vai. Il discorso che noi vogliamo fare oggi è estremamente importante. Partiamo da un articolo pubblicato di recente, cioè venerdì 7 settembre 2012, sul quotidiano Rinascita. Russia, l'Eurasia rappresenta una priorità. Per me questo è una cosa importantissima. Putin si dice d'accordo all'idea di costruire una futura integrazione dei diversi modelli economici che esistono nell'Unione Europea, nella cooperazione economica Asia-Pacifico e nell'Unione Economica Eurasiatica. Cosa significa? Significa che finalmente, dopo circa 300 anni, la Russia ha capito, perché c'è il genio europeo, veramente europeo, di Putin, che ha capito che deve sviluppare l'area verso il Pacifico. Finora la Russia sul Pacifico l'aveva capito solo il grande Alessandro. Vabbè, certo, infatti quelli sono delle dimensioni che vanno molto, ma l'aveva capito anche Napoleone. Napoleone l'aveva capito molto bene, solo che ragionava in termini di conquista. Per cui questa unificazione europea che avrebbe dovuto rappresentare l'Eurasia contro gli occidentali, quindi contro la Gran Bretagna, che è la vera nemica di Napoleone, è sempre stata l'Inghilterra. Anche dell'Italia. Ah certo, dell'Italia, beh, è ovvio, fuori discussione, ma anche della Spagna sempre quello. E Napoleone l'aveva vista, solo che pensava di poterlo fare conquistando la Russia, laddove invece doveva fare degli accordi. Non che lui non abbia fatto, lui ha fatto degli accordi, ha fatto tanto con la Russia quanto con la Turchia. Fatto è che ci sono messi in mezzo gli inglesi lì hanno convinto, non si sa per quale ragione, lo zar di mettersi contro Napoleone, da che Napoleone è stato costretto di invadere la Russia e mal gliel'ha in corso perché le ha beccate, e di lì è iniziata la fine della meteora Napoleone. È importante leggere alcune cose di quanto è scritto in questo articolo. In realtà Mosca, nella grandissima e lontanissima regione affacciata sul Pacifico, parte da posizioni molto arretrate. La quota della Russia nel commercio totale della regione Asia-Pacifica è per il momento dell'1% circa. Chiaramente questo non corrisponde né al profilo politico né agli interessi economici della Russia. Ha sintetizzato Gennady Ovechko, ambasciatore plenipotenziario di Mosca all'APEC. Teneva presente che l'APEC è praticamente il, come dire, è l'alter ego dell'OPEC. Esatto. L'alter ego asiatico dell'OPEC. Quindi è una realtà in continua espansione, anche dal punto di vista della ricchezza, e che praticamente finalmente ha richiamato l'attenzione di un paese come la Russia, che non si capisce ancora per quale ragione aveva delegato tutto agli Stati Uniti. Ecco perché ha venduto l'Alaska, fra l'altro. Esatto, da una parte ha venduto l'Alaska. A quattro soldi. Ha beccato a quattro soldi veramente, e vedi caso l'ha venduta proprio dopo la fine della guerra di secessione americana, il che significa che in America c'erano i soldi, malgrado le spese, c'erano i soldi per comprare l'Alaska, e c'era quel progetto del passaggio a nord-ovest o passaggio a nord-est, che a dirci voglia corrispondono, che era sempre nell'animo dell'espansionismo statunitense. Ma il fatto poi che noi abbiamo avuto una guerra sul Pacifico tra Stati Uniti e Giappone dimostra che l'interesse precipuo degli Stati Uniti era il controllo del Pacifico. E questa, diciamo di nuovo, è una grande colpa dell'URSS, che ha ceduto all'America la possibilità di controllare il Pacifico. Tra l'altro, oltretutto, la Russia non aveva nessuna giustificazione. Perché? Perché la sconfitta di Tsushima, avvenuta all'inizio del Novecento, che ha piegato la potenza russa, soprattutto la potenza marinara russa, è stata piegata questa potenza marinara russa dal Giappone, ha avuto delle ripercussioni in senso negativo, mentre avrebbe potuto avere delle ripercussioni in senso positivo. Questa è una delle ragioni fondamentali per cui all'epoca di Brezhnev, non avendo la Russia creato le infrastrutture per poter controllare quella... Solo la transsiberiana. Esattamente.
quella del 1870. Esattamente. Che adesso, anzi, 80. Adesso con gli accordi con la Germania si è modernizzata e le vetture sono tutte vetture Siemens che vanno a velocità stratosferiche. Non è più la vecchia transiberiana, la vecchia romantica transiberiana. In ogni quella caso, del dottor Zivago. Esattamente. In ogni caso, Brezhnev toppò con la Cina, perché la Cina gli disse a Brezhnev: vedi di non rompere le scatole. Avendo Brezhnev a disposizione soltanto una ferrovia per trasportare i militari, non potete fare niente. Con grande piacere di Nixon, che a quel punto disse... Anche a scartamento ridotto, fra l'altro. Esattamente. Nixon, il quale dichiarò apertamente che se la Russia si fosse messa contro la Cina, gli Stati Uniti si sarebbero alleati con la Cina. E per concludere questo discorso... La stessa cosa che ha fatto la Cina adesso in favore della Siria. Esattamente. Chi si mette contro la Siria si mette contro la Cina, giusto, ma è vero, perché colpire la Siria vuol dire colpire la Cina. Anti-Europa, rassegna mensile, piazza Mignanelli numero 3, Roma, novembre-dicembre 1930. E questa è lì a Piazza di Spagna. Esatto, direttore Asvero Gravelli. Leggiamo una frase di grande importanza per noi, perché questo ci dice che noi, che abitualmente leggiamo anche e soprattutto la stampa e i media degli anni 30, del Novecento, le cose le sappiamo in anticipo e sentiamo cosa c'è scritto in questo piccolo pezzettino. Azione antieuropea. Il dottor Giacomo Bertuzzi del GUF di Genova ha in questi giorni conseguita la laurea in scienze politiche e sociali. Fra le tesi presentate all'approvazione della commissione di laurea ne ha svolta anche una così intitolata: se la costituzione di una paneuropea porti alla eliminazione della sovranità degli stati componenti. Quindi, attualissimo. Il problema fondamentale che era stato accentrato, e si tratta ovviamente, per chiarire ai nostri amici, del movimento paneuropeo messo in piedi di un certo Cudenove Calergi. L'idea non era folle, era un'idea molto importante, perché è stata tra le prime idee messe in piedi per unificare l'Europa. Se non che è quello che c'era dietro a questo movimento che non piaceva, tant'è vero che è stato posto appunto da questo studioso, il quale si è laureato con una tesi di questo tipo: porti all'eliminazione della sovranità degli stati componenti, concludendo affermativamente e traendone le relative dannose conseguenze. Il dottor Bertuzzi ha preso occasione per analizzare il movimento di chiarificazione e di reazione noto sotto il nome della rassegna anti-Europa di Svero Gravelli e ha citato il parere già espresso sullo stesso argomento dal dottor Calbazar in una precedente tesi di laurea sull'argomento, svolta anch'essi all'Università di Genova, concludendo nell'affermazione dell'utilità e delle altre funzioni di critica dell'azione anti-europea. Quindi siamo di fronte a un progetto che è stato portato avanti con uno scopo ben preciso fin dall'inizio del Novecento. Il progetto in se stesso dell'unificazione europea ci trova consenzienti, ma non in un'unificazione europea nelle mani di lor signori, come loro hanno sempre programmato. Centralissima, assolutamente decentrata. Esatto. Una federazione. Come voleva Mazzini, federazione o confederazione di stati pari. Sovrani. Pari. Come voleva Mazzini. Di riff o di raff dovremo ritornare sempre al pensiero italico, al pensiero italiano e al grande Mazzini, che vedi caso non lo cita mai nessuno. Grazie a tutti, ciao.